importante perché presentiamo il più grande intervento d'Italia sugli edifici scolastici, 54 edifici che verranno o costruiti ex novo o rifunzionalizzati, messi in sicurezza con dissesto antisismico, un intervento che riguarda Napoli città e tutta l'area metropolitana, un investimento di oltre 200 milioni con un rispetto molto preciso di quelle che erano le milestone del PNRR in termini di progettazione, aggiudicazione delle gare e consegna dei lavori. 200 milioni di euro, a tanto ammontano i fondi messi a disposizione della città metropolitana di Napoli dal PNRR Scuole e a tanto ammonta anche l'importo complessivo dei 54 interventi di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici pubblici adibiti a uso scolastico di propria competenza che la città metropolitana di Napoli è riuscita a cantierare, per i quali cioè l'ente di Piazza Matteotti ha sottoscritto nei termini previsti i contratti e affidato i lavori alle ditte aggiudicatarie delle procedure a evidenza pubblica. Si va dalla realizzazione di nuovi istituti ad Afragola, 18 milioni, e San Gennaro Vesuviano, 17, a Terzigno, 16 milioni 800 mila euro, a Ischia, 6 milioni e 8, di nuove palestre su vari plessi, alla ristrutturazione di tanti edifici scolastici nell'area metropolitana, ma anche nella città di Napoli, il Leon Battista Alberti per 7 milioni e 4, il Galileo Ferraris per 11 milioni, il Leonardo da Vinci per un importo di 8 milioni e mezzo, ma anche i licei Umberto I e Panzini, fino alla verifica della vulnerabilità sismica e alle conseguenti opere di adeguamento per tutte le scuole del territorio. In totale 20 interventi per 75 milioni nella città di Napoli, 8 per l'area nord con un investimento di 42 milioni, 9 per l'area costiera e le isole con un impegno di 22, 13 per l'area vesuviana e il Nolano con stanziamenti per 51 milioni, oltre ai 10 milioni per la vulnerabilità sismica. Ovviamente si tratta di interventi che vanno ad aggiungersi alle tante opere già in cantiere finanziate con fondi propri dell'ente, sulla base di un programma di infrastrutturazione che punta a offrire plessi scolastici di qualità su tutto il territorio metropolitano. Ma quali sono gli interventi che saranno effettuati con i fondi PNRR? Il tipo di interventi riguarda in alcuni casi addirittura la demolizione e ricostruzione completa delle scuole, in altri un intervento di rifunzionalizzazione con adeguamento antisismico, rifacimento di tutti gli impianti, sistemazione quindi anche poi della distribuzione architettonica per rendere gli edifici compatibili con le ultime tecnologie e le ultime normative, quindi una rifunzionalizzazione completa. E in quali tempi? Noi abbiamo perfettamente rispettato tutte quelle che erano le milestone del Ministero relative al PNRR, quindi del contratto di concessione del finanziamento, quindi l'iter burocratico è completamente finito, i fondi sono già garantiti, tutto rispettato nei tempi giusti per tutti gli edifici, che è stato un grande sforzo perché si è trattato di fare progettazioni, gare, aggiudicazioni, contratti, diciamo in 24 mesi dovremmo avere la conclusione dei lavori che sono stati.